tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento della serie dedicata a GD, la giovane depressa protagonista di un racconto che ho scritto quando avevo circa 20 anni, che abbiamo imparato a conoscere già in una serie di video precedenti. Se ve li siete persi, li trovate cliccando qui, cioè qui, non mi ricordo mai da che parte. In ogni caso, avevamo lasciato GD dopo essersi sottoposta a una serie di interventi di chirurgia plastica, quindi con un nuovo fisico prorompente, un nuovo look pazzesco, alla stazione, pronta per salire su un treno per... lo stiamo per scoprire. Con i nuovi acquisti indosso, trascina la valigia lungo il binario 12, sceglie un vagone e un ragazzo si offre di caricare il suo bagaglio per lei. Questo nuovo aspetto ha sicuramente un sacco di lati positivi, pensa GD, soddisfatta, mentre il ragazzo, visibilmente provato, solleva la sua valigia per posizionarla sul portabagagli. Il treno arriva a destinazione con qualche minuto di ritardo. GD saluta il suo compagno di viaggio con un sorriso. Non ha fatto che parlarle per tutto il tempo, ma il momento migliore l'ha toccato quando, poco prima, le ha sussurrato con espressione convinta: «Lo sai, ti trovo molto stimolante». Allo sguardo diretto di GD lui ha aggiunto, dirigendo gli occhi altrove, e intellettualmente intendo. Apre la porta del suo appartamento e l'odore di chiuso le pizzica le narici. Nonostante il freddo, GD spalanca le finestre. La zona universitaria, identica a se stessa, si affaccia al suo sguardo. Quindi è tornata a Bologna, pronta a vendicarsi con questo nuovo fisico pazzesco. Qualche studente si attarda ancora sulla piazzetta. Sono le 9 di sera, l'aria è tagliente e si insinua rigida tra i capelli morbidi, freschi di piega. GD pregusta il suo rientro in società fantasticando sull'effetto che la sua nuova immagine avrà sui conoscenti. La Samsonite blu aperta sul letto è ancora piena. La stanza è illuminata solo dalla luce sfuggente dell'abat-jour. Accende la luce in cucina e controlla la sua dispensa. Nel frigo qualche bottiglia d'acqua, una mozzarella scaduta e dei limoni. Prende un padellino dal ripiano e scalda dell'acqua per il tè. Nell'attesa si sfila i collan, ripiega con cura i suoi nuovi vestiti ed indossa il pigiama più comodo che trova. Si sveglia piuttosto tardi la mattina seguente, si prepara facendo attenzione ai dettagli, il trucco leggero sugli occhi, i capelli neri, brillanti, tirati in una coda di cavallo sobria, il rossetto lucido a rendere voluttuose le labbra, una maglietta attillata rossa in tono e la gonna con il cappottino, in tono e la gonna con il cappottino neri nuovi. Ai piedi non le scarpe con i tacchi del giorno precedente, ma un paio di Adidas nere con le strisce bianche in pelle. Dopo aver a lungo studiato la sua immagine riflessa, GD si sente pronta ad affrontare il mondo. Sceglie una borsa rossa in pelle, sportiva, con il marchio della casa produttrice bianco al centro. Questo particolare le dà un'apparenza da studentessa a modo. Arriva al suo solito bar verso l'una, l'ora di maggiore affluenza. Mentre si avvicina al bancone per ordinare, nota gli sguardi dei ragazzi seguire le sue mosse. Si sente incredibilmente forte, guardando la sua faccia riflessa nello specchio dietro il giovane barista. Aspettando il suo cappuccino, adocchia un tavolo in particolare. È occupato da una sola persona, un volto che GD conosce bene. Il ragazzo sta leggendo un libro, ha davanti un bicchiere di vino rosso. Con il cappuccino in mano si fa largo tra gli studenti, in piedi al banco, e raggiunge il tavolo, appoggia la borsa sulla sedia libera e domanda sicura: «Posso?» Il ragazzo solleva lo sguardo dal libro e rimane un secondo a fissarla mentre lei si siede senza aspettare la risposta. Poi chiude il libro e le sorride amabile. Quando era la vecchia GD, aveva sognato di parlargli per mesi. Ora siede al suo tavolo. Ha gli occhi scuri, profondi e dei capelli di una lunghezza strana, leggermente scompigliati verso l'alto, come se non avesse avuto il tempo di pettinarsi. L'espressione è costantemente tenebrosa. Ed eccolo qui il nostro bel tenebroso! Quel ragazzo è stato il suo sogno proibito dalla prima volta che l'ha visto. Aveva il fascino misterioso dell'intellettuale unito ad un aspetto vagamente ombroso. Una cosa è certa, non passava inosservato tra il pubblico femminile. Lui però si comportava come se la cosa non lo toccasse affatto. Certo, con un'indiscussa sicurezza, ma senza eccessi. Le sorride amabile mentre lei si sfila il cappotto e la maglia attillata mette in mostra il suo seno perfetto e la vita sottile. «Cosa leggi?» domanda GD osservando il libro appoggiato sul tavolo. «La nausea di Sartre. Lo conosci?» Spocchioso, ragazzo. «La nausea». «Sì, non è male. Soprattutto la parte in cui si trafigge il palmo della mano con un coltello per smettere di pensare. Questo genere di affermazioni fanno parte del suo bagaglio di frasi acquisite per sentito dire, non che GD abbia mai letto La nausea».
Ad ogni modo colpisce nel segno perché lui la guarda soddisfatto. Sì, è il momento cruciale di tutto il libro dove Roquetin si rende conto che la causa del suo male è la sensazione di esistere, come una cosa in mezzo ad altre cose immobili e mute. Una pausa intensa, poi aggiunge: lo trovo estremamente moderno come pensiero. Il fatto che il nostro vero male sia proprio l'esistenza in se stessa, non credi? Vi giuro, io vi ricordo conversazioni simili quando facevo l'università. Mamma mia. GD lo osserva concentrata, non che presti troppa attenzione ai suoi deliri esistenzialisti, in realtà sta fissando i suoi occhi scuri e la piega deliziosa che formano le sue labbra carnose mentre parla. In ogni caso, basandosi sul sentito dire e sulle varie conoscenze scolastiche, GD riesce a sostenere 3 ore di conversazioni letterarie, alla fine delle quali lui si decide finalmente a presentarsi. Sai che sono 3 ore che parliamo e non so nemmeno come ti chiami? Io sono Luca, piacere, e le tende una mano dalle lunghe dita affusolate, le unghie perfettamente curate. Piacere, Anna. Mentre gli stringe la mano, sente un brivido scorrerle lungo la schiena, ma riesce a contenere l'entusiasmo. Dopo qualche secondo di silenzio, Luca, si chiama Luca, l'uomo dei suoi sogni seduto di fronte a lei, si chiama Luca. Se ne esce con un ti piace Kubrick? GD esita. Sa che si tratta di un regista famoso, ma non è molto ferrata sull'argomento. Nell'incertezza accampa un sì poco convinto. Risposta esatta. Luca si illumina. Bene, questa sera io e il mio coinquilino abbiamo organizzato una serata Kubrick da noi. Ti va di venirci? Siamo una mezza dozzina di amici, gente tranquilla. Mi farebbe piacere, sai. Anzi, sai che facciamo? Ti invito a cena e poi ci andiamo insieme. GD è senza parole. L'uomo della sua vita la sta invitando a cena e dopo a casa sua. Un sogno che diventa realtà. Lui, però, deve scambiare il suo silenzio per reticenza, perché subito si scusa per essere stato precipitoso. Scusa, forse ho esagerato, in fondo mi conosce appena. Con estrema prontezza, ma senza sembrare troppo precipitosa, GD ha la forza di ribattere. Ma no, figurati, mi piacerebbe. Non conosco nessuno in questa città. Sono appena arrivata e sarebbe una bella occasione per fare amicizia con un po' di gente. Ma non vorrei essere di troppo. È fatta. Lui è ai suoi piedi. Ed ecco che insiste, che si lascia andare ad un mare di complimenti velati e di sguardi intriganti. È quasi troppo facile, pensa GD, mentre gli lascia l'indirizzo. Diabolica GD. Allora ti passo a prendere alle 8, come da copione, conclude Luca sorridente e se ne va con Sartre sotto il braccio. Sono le 8:10. GD si guarda soddisfatta allo specchio. Indossa quasi gli stessi indumenti del pomeriggio, solo che una maglia grigia trasparente prende il posto della t-shirt rossa. Attraverso la trasparenza si intravede una succinta canottiera in tinta. Ai piedi un paio di stivali alti neri, come la gonna e il cappotto. I capelli ancora tirati, il trucco chiaro, le illumina lo sguardo, il rossetto brillante sulle labbra, lo smalto scuro. Mi piace l'attenzione ai dettagli. Alle 8:00 suona il campanello. GD risponde, ma prima di scendere lo fa aspettare una decina di minuti durante i quali si osserva le unghie perfettamente laccate. Che stronza. Un paio di mesi prima non si sarebbe nemmeno sognata di far aspettare un tipo così. Ora invece si sente sicura. Lui è strepitoso, completamente vestito di nero, con quello sguardo mozzafiato e un sorriso furbo, luminoso. Mangiano in un ristorante cinese, lui le racconta della sua passione per il cinema e la letteratura, lei si inventa una storia interessante sul suo passato, tutto fila liscio, una serata perfetta. Raggiungono a piedi casa di Luca, buonasera casa di Luca, come in quella canzone idiota, non ci credo, forse era di quei tempi lì la canzone idiota. Ci sono già una serie di persone nel salotto, sedute sui divani e sul pavimento. GD nota un ragazzo sulla destra che riempie un cilum d'erba. Ragazzi, si parla di droghe, di droghe. Luca la presenta a tutti come Anna e GD stenta a non tradirsi. Poi si siedono vicini, in due su una grossa poltrona. GD appoggia la testa sulla spalla di Luca con una certa scioltezza e sente i 4 sakè entrarle in circolo. Io direi di fermarci qua perché siamo già vicini ai 10 minuti di video. Come vi dicevo, cercherò di aumentare il numero di puntate di questa serie per cercare di portarci avanti con la storia e soprattutto scoprire cosa succederà di torbido tra Luca e GD, che
adesso si chiama a tutti gli effetti Anna, questa nuova figura prorompente e pazzesca. Vedremo cosa succede. Se volete saperne di più e questo video vi è piaciuto, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Direi che non c'è altro per oggi, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!